Oggi un nuovo video per recensirvi degli accessori che mi ha inviato un'azienda. Questa azienda era Lynx & Things, appunto, del sito www.linkandthings.com. Mi ha inviato 3 gioielli. I gioielli, quando collaborano con le aziende, non li fanno scegliere assolutamente alla youtuber se non inviano per i loro gusti, cioè, e non inviano per i gusti personali della persona a cui mandano, ma scelgono loro a random quello che inviano. A me è andata bene perché mi è piaciuto tutto di quello che mi hanno mandato. Ho sentito però recensioni tanto discordanti qui sul web. Diciamo che il pacco ci ha messo un bel po' ad arrivare, perché da quello che ho capito c'è stata una festività cinese, perché il sito è asiatico. Come aspetto del sito, ricorda tanto un sito americano tipo Brandy, in realtà no, è asiatico. I prezzi si aggirano intorno ai 4 e 3, alle 3 sterline, mi pare che non siano neanche segnati in dollari. E costano davvero molto poco, però diciamo che ci ha messo un sacco di tempo arrivarmi, perché mi sa che c'era appunto una festività cinese in mezzo. E niente, la qualità mi è piaciuta, anche qui ho sentito recensioni discordanti. Io penso di collaborarci anche un'altra volta per vedere se mi è andata di fortuna questa o se è davvero il sito che è buono, secondo la mia opinione. E parto a mostrarvi che cosa mi hanno inviato. Vi ricordo però che per voi nell'info box c'è un codice sconto del 10% se volete provare qualche cosa. Allora, il primo pezzo che vi voglio mostrare è un anello. Questo qui è un anello intrecciato, molto bello, in simil oro però con delle punte di nero, molto molto carino ed elegante, e appunto va perfettamente al dito. È un anello secondo me fatto veramente bene, intrecciato, come avete visto poco fa, e mi piace tantissimo. Tra l'altro vi dirò una cosa, io ho le mani, le dita molto piccole di corporatura, infatti questo anello qui, che è una fedina, mi sta larghissima ed è la misura più piccola. Questo anello mi sta giusto, quindi sono contentissima perché ho trovato finalmente un anello che non vado a perdere. Però se voi avete le dita normali forse è un po' un problema, perché mi rendo conto che non vi entrerebbe. E le misure non le ho scelte io, quindi anche qui non so se sul sito potete sceglierle voi o mandano loro a random, quindi è un problema questo. Per me è una fortuna, ma per voi potrebbe essere un problema. Secondo oggetto che mi hanno inviato sono un paio di orecchini che sto indossando. Questi sono gli orecchini, molto carini, e il dietro è fatto così. Questi qui sono molto carini, come vi ho fatto appena vedere, sono a cuore e c'è scritto love, sono un verde acqua, molto carino. Sono molto eleganti, molto, neanche troppo piccoli, sono molto fini. Mi piacciono un sacco, sono fatti abbastanza bene, ecco. Devo dire la verità, quando mi è arrivato l'imballaggio, che tra l'altro è una semplicissima busta di da posta, non so se avete presente le buste gialle, però dentro era imbottita, la parte dietro dell'orecchino era un po' piegata all'insù. Io l'ho tirata giù, però non era rovinata. Non so se è fatto così l'orecchino, se si è rovinato durante il viaggio, perché tutte e due erano così. Anche questo mi è piaciuto tantissimo, quindi vabbè, io ve lo consiglio, mi piace molto in generale la qualità e il prodotto. Sapete che in passato, anche in qualche review fa, io boccio tranquillamente i prodotti perché alla fine non sono pagata. Secondo me ci andrei a perdere io a raccontarvi frottole, visto che diciamo che non ci guadagno niente, poi perderei solo iscritti per niente, per 4 oggettini gratis, per 3 oggettini, quindi cerco sempre di essere sincera il più possibile. Mi sono fatto un mazzo tanto per avere il numero di iscritti che ho, e perderli tutti per una collaborazione a gratis mi sembra da stupidi, ecco. E poi sinceramente non è che se non mi inviano ogni mese i prodotti mi strappi i capelli, cioè fa piacere ricevere cose gratis, perché poi non le vai a comprare tu per avere qualche anellino in più da cambiare o orecchini da abbinare a qualche outfit. Però sinceramente se non me li mandano non è che mi metto a piangere, quindi secondo me non vale essere falsi, perché tanto non ci guadagnate niente se non due orecchini, che poi magari se vi va anche male arrivano anche rotti e non ve ne fate neanche niente. E ultimo oggetto che mi hanno inviato, che questo qui è stato un po' un problema, perché non ho mai capito se è da portare in alto o se è un bracciale da polso. Questo invece è il bracciale con qui una perla, qui si può stringere, anche se non di tantissimo.
è molto carino. Perché San Bartolomeo polso, assolutamente non va bene perché è larghissimo, ha questo Swarovski qui e si può stringere. Però devo dirvi la verità, quando io lo inserisco, poi non riesco a stringerlo. Cioè non rimane molto stretto e quindi mi sta largo. Però se lo porto qui è anche carino. Ha questo svaroschino, è anche carino. Però non devo ancora capire qual è la vera funzione di questo bracciale. Se per caso voi ve ne intendete più di me, ditemelo, perché così è anche carino, però se era da polso no, non va bene perché è troppo largo. Questi sono gli oggetti che ho ricevuto io. Arriveranno altre collaborazioni con altre aziende, perché sto aspettando diversi pacchi e spero che mi arrivino, perché c'è stato appunto lo sciopero, non ho ben capito cosa è successo. Niente, fatemi sapere se voi avete collaborato o avete provato qualcosa da questo sito. Diciamo che alla fine sono le classiche cose che trovate un po' su tutti i siti cinesi, anche se così non le avevo mai viste. Mi è piaciuto molto in generale, ci collaborerò sicuramente ancora. In teoria è una collaborazione mensile. Vedremo un po' come va e se mi troverò bene continuerò, altrimenti ve lo dirò e la interromperò, perché non ha senso ricevere cose che poi tanto non uso, che sono rotte, quindi io sono fatta così, ecco, il troppo rotto mi dà fastidio, cioè se devo tenere delle cose le tengo bene, fatte bene, se no non le voglio, ecco. E niente, vi mando un bacione e ci vediamo domani con un altro video. Ciao!